Solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo. Giusto stamattina qualcuno mi ha augurato buon Ferragosto, ma la cosa mi ha un po' seccato, devo dire, perché da cattolico non mi ritrovo tanto in questa festa di Ferragosto, per un motivo molto semplice, che Ferragosto significa semplicemente ferie di Augusto, che era l'imperatore Augusto, il quale nel 16 d.C. istituì questa festa per esortare al riposo delle fatiche estive i contadini. Dopo aver seminato i campi, si riposavano un po' e quindi fece le ferie di agosto. Noi cattolici celebriamo soprattutto l'Assunzione o l'Assunta. Bene, Maria. Di Maria non si sa più nulla dopo la Pasqua. Diciamo che probabilmente visse a Gerusalemme assieme a Giovanni, ci ricordiamo, Gesù affida lei a Giovanni e Giovanni viene affidato a Maria sul Calvario. Dal VI secolo in poi si parla di dormizione della Vergine. Che cos'è? Siccome Maria ha seguito in tutto e per tutto la sorte del figlio, non poteva neppure lei conoscere la corruzione della morte. Quindi, dopo 3 giorni della sua morte, essendo stata sepolta in una grotta vicino al fiume Cedron, probabilmente, che succede? Succede che viene assunta, cioè portata in cielo dagli angeli, appunto perché il suo corpo, come quello del figlio, non poteva conoscere la corruzione. E così si parla di assunzione mentre Gesù è asceso al cielo. Nel 1150, esattamente il 1 novembre, viene proclamato solennemente il dogma dell'assunta, quindi è dogma di fede, siamo tenuti a credere che Maria sia stata assunta in cielo in anima e corpo. Quale corpo? Beh, ce lo dice San Paolo. San Paolo spiega che i nostri corpi, dopo la morte, vivranno in modo spirituale, quindi saranno corpi non fisici, non come i nostri, pieni di difetti, di magagne, di acciacchi, ma corpi spirituali rigenerati. E così abbiamo un corpo maschile e un corpo femminile già in cielo, quello di Gesù e quello di Maria. Prima lettura, l'Apocalisse di Giovanni. Uno sente Apocalisse e pensa alle cose peggiori, dice oddio l'Apocalisse, un libro di disastri, di sciagure, porta sfortuna, per carità. Invece no, Apocalisse vuol dire semplicemente rivelazione. E San Giovanni a Patmos scrive questo libro per le comunità cristiane, siamo già intorno al 100 d.C., scrive questo libro per le comunità cristiane per infondere coraggio in tempi difficili di persecuzione. Precisamente siamo nel periodo di Nerone, quindi Nerone già perseguita parecchio i cristiani, li accusa delle cose peggiori, li fa morire martiri nel Colosseo e quant'altro. E Giovanni allora usa questo linguaggio oscuro, criptico, simbolico, per evitare di essere scoperto troppo. Quindi usa questi simboli che noi dobbiamo cercare di tradurre, di capire bene. In questo brano si parla appunto della donna in cielo. E tutti pensano, beh, è una donna, sicuramente sarà Maria. In realtà, la critica, fin dalle origini, ha identificato questa donna nella Chiesa. E infatti, questa donna che è la Chiesa, cosa fa? Genera il Cristo, come succede ancora oggi, la Chiesa nella Santa Messa genera esattamente il corpo di Cristo. Poi, certo,
Maria è madre della Chiesa, quindi c'è sicuramente un riferimento mariologico, però di per sé questo simbolo rappresenta la Chiesa che schiaccia la luna. Artemide, simbolo dei pagani, di fatto molte chiese cristiane furono costruite proprio sui templi dei pagani, quindi schiacciarono anche fisicamente il paganesimo. E sulla testa una corona di 12 stelle, le famose 12 tribù di Israele. Domanda: com'è la bandiera dell'Unione Europea oggi? Esattamente questa. Ha un fondo azzurro cupo con 12 stelle, quindi è un riferimento esplicito proprio a Maria e le 12 stelle dell'Assunzione. Quindi chi dice che l'Europa non ha radici cristiane sbaglia, evidentemente, perché già la bandiera presenta un simbolo mariologico molto forte. Poi abbiamo l'altro simbolo che è il drago. Il drago può essere visto come simbolo di qualsiasi cosa molto negativa. Per esempio, nei paesi dell'Est fu visto come simbolo del comunismo, ma può essere anche qualsiasi altra dittatura, il nazismo, può essere tutto il male che possiamo pensare. Questo drago cerca di divorare il bimbo che sta per nascere, quindi. La Chiesa genera Cristo, sta cercando di divorare il Cristo, ma ovviamente non riesce, viene sconfitto. Tuttavia questo drago riesce a trascinare un terzo delle stelle a terra. Queste stelle sono proprio i cristiani, che brillano, sì, della loro fede, ma in questo caso sono fatti cadere dalla coda del drago. Il drago in extremis, in zona Cesarini, riesce a far cadere alcuni cristiani, un terzo, per dire un certo numero, una quantità di cristiani, cade, e come ancora oggi cadono. Bene, allora, dicevamo, la donna è la Chiesa, la Maria è madre della Chiesa, ecco perché la liturgia propone oggi questa lettura, una lettura consolatoria perché, ripeto, il drago del mare è sconfitto, anche se riesce a causare danni, anche se riesce a essere pernicioso ancora oggi, però è sconfitto e sarà eternamente sconfitto, quindi non dobbiamo temere mai, perché le porte dell'inferno non prevarranno. Seconda lettura, San Paolo scrive ai Corinti, Corinti gente preparata, i greci erano filosofi, erano imprenditori, persone in gamba, amavano avere rapporti con gli altri per capire, per avere nuove idee. Però questo fatto della resurrezione proprio non riescono a mandarlo giù. Per la cultura greca la resurrezione dei corpi era molto difficile da accettare. Quando un corpo è morto, è morto. Non si può riportarlo in vita, era illogico. E invece Paolo afferma con decisione che Gesù è risorto, è vivo, e che anche noi risorgeremo. Ma domanda, come possiamo dire che se Gesù è morto ed è risorto, anche noi moriremo e risorgeremo? Chi lo dice? Che conseguenza c'è tra i due fatti? Bene, dobbiamo pensare che per gli ebrei, se uno peccava, tutti quanti peccavano, perché non hanno saputo proteggerlo abbastanza, non hanno pregato abbastanza per questo fratello e questa sorella, e allora è anche colpa loro se si è perduto, se ha peccato, se ha mancato il bersaglio. Però, se questo è vero, ed è vero perché Adamo ed Eva hanno peccato e anche noi subiamo purtroppo ancora oggi le conseguenze di quel peccato. Ma se questo è vero, dicevo, allora è vero anche il contrario. Cioè se uno paga il riscatto, tutti quanti pagano il riscatto. Gesù Cristo ha pagato il riscatto con la sua passione, morte e risurrezione, allora ecco che noi siamo autorizzati a pensare che dopo la morte godremo
della risurrezione dei corpi. Ecco allora che siamo liberati dalla morte. E questo brano nel giorno dell'Assunzione ci ricorda che anche Maria fu liberata della morte, non subì la corruzione, ma entro il terzo giorno fu assunta, portata in cielo con la sua anima e il suo corpo spirituale rigenerato. Ecco il senso di questa lettura in questa giornata. Veniamo infine al Vangelo. Il Vangelo ci parla del Magnificat. Ci vorrebbero alcune ore per spiegare questo Vangelo, ma purtroppo non le abbiamo. E allora ci limitiamo a qualche riflessione. Questi sette interventi di Dio, per esempio, nella vita della Vergine Beatissima. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha alzato gli umili, ha ricolmato i beni gli affamati, eccetera, eccetera. Noi troppo spesso passiamo il tempo a lamentarci di quello che ci manca. Dammi questo, dammi quello, Signore, mi manca questo, ah, se avessi quell'altro, ah, se fossi quest'altro, potrei. Invece Maria ci insegna innanzitutto a ringraziare di tutto quello che abbiamo. E se cominciamo a ringraziare, ci accorgeremo che abbiamo una quantità enorme di benefici. Ti ringrazio, Signore, per... E ringraziamo. E così anche Maria fa esattamente questo. Ringrazio il Signore per le grandi cose che ha fatto in lei. Anche noi impariamo a ringraziare il Signore per le grandi cose che tutti i giorni fa. E che magari neanche siamo consapevoli, di cui neanche siamo consapevoli. Però ci sono. Cerchiamo di coscientizzare, di portarle alla luce, di rifletterci, di pensarci sopra, allora troveremo quella che si chiama felicità. Chi si contenta gode, dice il proverbio, bene, quando noi riusciremo a riconoscere le cose meravigliose che il Signore fa in noi ogni giorno nella nostra vita, allora veramente saremo felici. Se continuiamo a lamentarci per ciò che ci manca, saremo eternamente, eternamente infelici, quindi il che non è desiderabile per noi. Allora ricordiamoci il messaggio di oggi, libro d'Apocalisse, libro di speranza, libro di conforto per la Chiesa, il drago c'è sicuramente, fa cadere i cristiani e tutto quanto, però è eternamente sconfitto, non potrà mai prevalere. Ricordiamoci i Corinzi, difficile credere alla resurrezione dei corpi, è difficile sì, tant'è vero che molti oggi pensano alla reincarnazione, che è un concetto pagano, totalmente estraneo a noi cristiani, Per noi c'è la resurrezione, siccome Gesù è risorto dai morti, anche noi risorgeremo, perché se uno paga il riscatto, anche noi abbiamo pagato il riscatto, quindi possiamo godere dei privilegi di Cristo, non per i nostri meriti, ma per i suoi abbondanti meriti. E la liturgia ci ricorda oggi proprio nel giorno in cui Maria fu liberata gloriosamente dalla morte, gloriosamente assunta in cielo. Veniamo infine al Vangelo, intervento del Signore nella nostra vita, cerchiamo di riconoscere tutti i benefici che il Signore compie ogni giorno. Anziché lamentarci di quello che ci manca, impariamo sempre a ringraziare delle molte cose che abbiamo. Sì, lo dà Gesù Cristo. Solennità dell'Assunzione di Maria in anima e corpo. Giusto stamattina qualcuno mi ha augurato buon Ferragosto, ma la cosa mi ha un po' seccato, devo dire, perché da cattolico non mi ritrovo tanto in questa festa di Ferragosto, per un motivo molto semplice, che Ferragosto significa semplicemente ferie di Augusto, che era l'imperatore Augusto,
il quale nel 16 d.C. istituì questa festa per esortare al riposo delle fatiche estive i contadini. Dopo aver seminato i campi, si riposavano un po' e quindi fece le ferie d'agosto.